spinto in queste ore dalle parti della Russia, perché quanto è successo all'aereo caduto con l'armata russa giù, nel mare, e poi la metropolitana questa mattina, ve lo dicevo prima, tre le stazioni evacuate nel cuore della capitale, chiaramente ci riportano alla domanda: la Russia è o meno nel mirino? Tantissime le notizie che ci sono state da quando ci siamo lasciati ieri, che ne avevamo cominciato a parlare. Prima c'era stata una dichiarazione da parte del governo russo che forse l'ipotesi del terrorismo poteva essere presa in considerazione, adesso invece da parte degli 007 di Mosca l'ultima dichiarazione dice no, non si tratterebbe di terrorismo. Le domande però ci sono anche da tutti per il valore simbolico di questo volo che se n'è venuto giù, forse per un errore del pilota, forse per un problema all'aeroplano, forse però per mano terroristica. Ne parleremo anche oggi insieme a Yevgeny Utkin, che questa volta è qui accanto a me in studio, e lo saluto, non soltanto a lui. Ti faccio soltanto una domanda per cominciare, poi voglio mostrare il servizio sulle ultime notizie che abbiamo sull'aereo caduto. Questa limitazione delle libertà riguarda davvero tutti noi, no? Tutti noi del mondo occidentale. Ma infatti ho visto il servizio vostro e stavo pensando, per esempio, a me personalmente fa piacere o no? Quando vado in Israele, a me per esempio dà molto fastidio di perdere almeno un'ora di più rispetto a altre compagnie per controllo di bagagli, chi ti ha fatto valigia, chi no, e quindi tu perdi veramente 2 ore almeno solo per il volo, di più della tua vita, che diciamo anche costa tempo, ma anche tua vita, e quindi ogni controllo che devi passare, il frame, di far vedere lo zaino come avete fatto vedere, non lo so, nel senso sicuramente serve, ma ti limita il tuo tempo libero, che ci sembra abbiamo sempre di meno. In qualche modo è la prima vittoria concreta del terrorismo da quando siamo sotto schiaffo di questa. Purtroppo assolutamente d'accordo. Poi ricordiamo fino a 2000 che volavamo a internazionale mezz'ora prima, internazionale certo, 20 minuti prima. Siamo convocati 3 ore prima praticamente. Esatto. Va bene, veniamo alle ultime notizie appunto per quanto riguarda l'aereo abbattuto. Sentiamo che cosa è successo oggi nelle indagini. La Russia si ferma per ricordare le vittime dell'incidente aereo avvenuto ieri sopra il Mar Nero. Giornata di lutto nazionale decisa dal presidente Putin. 92 le vittime, fra loro 9 reporter e 68 musicisti dell'orchestra militare Aleksandrov. Erano diretti a Latakia, sulle coste della Siria, per il concerto di Capodanno di fronte alle truppe impegnate nella lotta contro l'ISIS. Sochi, nel sud della Russia. Le squadre di soccorso sono ancora al lavoro per recuperare i corpi delle vittime e le scatole nere del Tupolev 154, che ha perso i contatti con la torre di controllo pochi minuti dopo il decollo. A quanto sembra i detriti sono sparsi in mare per oltre 1 chilometro. 3 le ipotesi sui taccuini degli investigatori. La prima, quella considerata a Mosca più probabile, è il guasto meccanico, originato forse da uno stormo di uccelli finito nei motori. Per questo si valutano possibili responsabilità in capo al Ministero della Difesa, che doveva eseguire la manutenzione. La seconda, la più temibile, è l'attacco terroristico. In Egitto nel 2015 un gruppo islamista è riuscito a nascondere un ordigno esplosivo nella cabina di un aereo diretto in Russia durante la preparazione del volo. Il Tupolev precipitato ieri è decollato da una base militare. Eppure gli esperti dell'FSB, i servizi segreti russi, continuano a considerare la pista, e alcuni testimoni avrebbero dichiarato di avere visto un bagliore nel cielo all'ora della tragedia. Ultima ipotesi, quella che l'aereo sia stato colpito da un missile vagante. È già accaduto esattamente nella stessa zona nel 2001 con un volo della compagnia Sibir da Tel Aviv a Novosibirsk. 78 le vittime. Il missile era partito da una base dell'esercito ucraino per uno sbaglio, come dissero allora le autorità di Kiev. Allora Utkin, poi le ultimissime ci dicono che nel frattempo sono state ritrovate non proprio la fusoliera dell'aereo, però alcuni detriti sono stati recuperati, e poi appunto quest'ultima dichiarazione invece da parte proprio dei servizi segreti, che dicono no,
l'ipotesi del terrorismo non la prendiamo in considerazione. Ora, noi seguiamo le notizie, però ci poniamo anche delle domande. Sì, no, certamente, fino a che non è chiaro, nessuno ha dichiarato o rivendicato questo attentato, tra virgolette, perché non lo è, o almeno... Non lo è ufficialmente, sì, esatto. E non c'è rivendicazione. O finché non sono stati trovati scatole nere, perché dicono se si trovano scatole nere, decifrandoli, si capisce al 99,9%, quindi quello è per sicuro. Quando lo trovano sicuramente si scoprirà. Voi avete parlato nel servizio anche di missile vagante, io con tutto cuore spero di no, perché è l'unico missile vagante che è vicino, viene dall'Ucraina, e quindi non voglio che, già sappiamo come rapporti aspri Russia e Ucraina, se succede qualcosa di genere non faccio adesso prevedere la... Ma è credibile come distanze, come... Sì, certo, abbiamo il precedente, come distanze, non so bene la zona geografica, però, no, come distanza è abbastanza credibile, nel senso c'è la Georgia vicino, c'è l'Ucraina vicino e stessa la Russia. Russia è difficile che fanno qualche esercitazione nel momento quando sale quell'aereo, perché poi aereo non è neanche molto semplice di linea, aereo con dentro il complesso e coro di armata rossa di Aleksandrov, che sono veramente ragazze, sono eccellenti, sono patrimonio, possiamo dire patrimonio culturale mondiale. Assolutamente. E quindi è chiaro che non è aereo, diciamo, di carrozza, di vecchio, che è obsoleto. Esatto, fra l'altro appunto è venuto fuori che non era vecchio per niente, anche l'esperienza dei piloti. L'esperienza dei piloti è eccellente, aereo non nuovo, ma quelli funzionano bene ancora. Diciamo, come guasto di motori, come dicevano, può essere che, diciamo, uccello può entrare nel motore e quindi si ferma, ma ci sono tre motori simultaneamente nello stesso momento, che il pilota non può neanche mandare lancio di segnale SOS, è praticamente poco improbabile, quindi si può parlare comunque, non parlo di terrorismo, ma si può parlare che è successo qualcosa dentro aereo, potrebbe essere esplosione, quello che ho detto, che da lì da capire perché è stato e come è stato. Già hanno trovato 12 resti umani o addirittura persone, anche lì da vedere se ci sono stati bruciati o no, sì. Perché adesso non si dice, perché già hanno trovato 180 pezzi di aereo, alcuni piccoli, alcuni più grossi, come lei ha notato, hanno trovato chassis, un pezzo di chassis, e vediamo. Veramente, se trovano scatole nere, si può dire qualcosa. Al momento, meglio, e io, diciamo, qua concordo con l'autorità, inutile dire terrorismo quando non si sa, e soprattutto non si sa chi è, se lo è. No, quello che è certo è che la Russia sta vivendo delle ore difficilissime, insomma, lo testimonia anche, ripeto, quanto accaduto stamattina a Mosca, cioè l'aria è quella quando addirittura tre stazioni, la metropolitana, le chiamate per allarmi bomba che non esistono. Vorrei sentire su questo anche il parere, la voce di Vera Scerbakova, corrispondente della TASS qui a Roma. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. È un momento particolarmente delicato per la Russia. Diciamo che il momento abbastanza delicato è già iniziato ormai più di 2 anni fa, che stiamo vivendo diverse fasi, diciamo, di difficoltà, anche provocate dall'esterno e non spesso per colpa nostra o come conseguenza delle nostre dirette azioni. No, certo, il terrorismo non è colpa nostra, lo dovrebbero dire francesi, lo dovrebbero dire belgi, lo dovrebbero dire ai noi in tanti. Certo, è chiaro che il terrorismo va a colpire laddove pensa, nella sua follia, di individuare qualcuno che fa qualcosa che non gradisce, no? Vera, cosa pensi dell'aereo dell'armata russa, del coro dell'armata russa? Ma la prima cosa che volevo dire, purtroppo speravo di avere un'altra occasione per spiegare agli italiani
è che è davvero un gruppo unico, e di questo nome è un gruppo unico, proprio di Aleksandrov, perché tanti gruppi che venivano ultimamente in Italia, anche del simile, che sono stati creati come questo famoso Aleksandrov, si chiamavano il coro dell'armata russa, non è quello, non è, insomma, e gruppi simili, però non di eccellenza di Aleksandrov. Vorrei dirlo in un'altra occasione, perché so che ci sono state le trattative per portare un gran tournée dell'ensemble Aleksandrov in autunno in Italia. Ormai purtroppo non so se succede, anche se con tutto dolore della perdita, nell'aereo sono stati è stata la metà del gruppo, i coristi e i musicisti, e c'è anche una parte di ballo che non andava in questo aereo. E un'altra cosa, io personalmente, seguendo gli sviluppi della vicenda, certo, dolorosissima, ripeto, per tutti noi, ma ho ricevuto anche condoglianze anche da amici italiani, che ha fatto tanto piacere. Questa ci sono stati toccati nel giorno di Natale, oltretutto, quando gli italiani di solito passano lontani dalla TV, dalle notizie, dalle tutte preoccupazioni da fuori. Sinceramente io non condivido la versione del terrorismo, perché visto che l'aereo è partito da Mosca, ha fatto un scalo per rifornimento del carburante, chi poteva sapere questo tragitto? Molto difficile di poter organizzare un attentato, soprattutto a Sochi, città ben nota, non solo per i giochi olimpici che ci sono stati, non solo per un posto molto famoso come posto per passare le vacanze anche al mare, ma anche come posto dove c'è una famosa dacia, una residenza del presidente della Russia, insomma, dove sono state le riunioni, e molto importanti sicuramente a livello di sicurezza lì, e sarà altissima. Certo. Sì, dov'è? Per quello, cioè, dobbiamo vedere come si svilupperanno le cose, che è successo, però per ora io personalmente non condivido la versione del terrorismo, non vorrei nemmeno crederci. Grazie allora anche a Vera Cerbakova per il suo parere. Cerbakova che appunto non vuole crederci e dice che secondo lei non è possibile. Certo, è un'altra cosa che si potrebbe dire, che se fosse così ci sarebbe stato un atto interno davvero molto preoccupante. Sì, assolutamente. Dall'altro lato era sempre impossibile anche 11 settembre degli Stati Uniti, era una cosa scioccante. Quindi adesso io direi che non pronuncerei nessun parere finché non si trovano quelle scatole nere, e veramente li stanno cercando, ovviamente difficoltà che sono 30-40 metri sotto acqua, addirittura 10 chilometri di distanza dove cercano, ma ci sono 45 navi, ci sono più di 1000 persone militari che stanno cercando reperti, quindi magari tempo favorevole. Il punto è che anche ieri il tempo era favorevole, non era nessun problema di climatico o qualcosa di genere. Sì, non sarebbe il primo caso di aereo che cade in modo misterioso, è davvero, tutte le ipotesi sono aperte. Ripeto, il fatto che ne stiamo a parlare è perché il clima che abbiamo intorno è quello che è, e purtroppo abbiamo anche delle certezze del clima che ci circonda, con quello che è accaduto così pochi giorni fa a Berlino. Proprio oggi a Sulmona ci sono stati i funerali di Fabrizia Di Lorenzo, la nostra ragazza, che è stato detto anche in chiesa questa mattina, era andata in Germania perché non trovava lavoro in Italia, e quindi una di quelle storie davvero che non possono che segnare con massimo dolore e amarezza il nostro paese. Lì ai funerali c'era anche il capo dello Stato, vediamo.